In Ucraina, Borodianka, prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco e dei volontari impegnati nella ricerca di corpi sotto le macerie, dopo l'abbandono della città da parte dell'esercito russo. Il centro è deserto, ci sono solo detriti. I residenti cercano di recuperare quel che resta dei propri effetti personali. I corpi dei miei ragazzi sono sotto le macerie da 36 giorni. Mia figlia e mio genero sono morti, non ci sono più. Vivo con i miei nipoti che sono diventati orfani, spiega Maria Vasilenko. Gli abitanti non hanno più una casa. Alcuni cucinano per strada, accendendo il fuoco con il legno delle scatole delle munizioni abbandonate. A Bucha, gli anziani, i poveri, le persone rimaste per assistere i malati fanno la fila per la distribuzione del cibo donato da una chiesa di quartiere. È passata più di una settimana da quando le truppe russe si sono ritirate dalla città, disseminata di cadaveri di civili per le strade e nelle fosse comuni. A Barvenkova, nell'est del paese, i soldati delle forze di difesa territoriale si preparano all'offensiva russa. 6 settimane dopo l'inizio dell'invasione, Mosca ha spostato la sua attenzione sull'Ucraina orientale e meridionale, dopo la dura e inaspettata resistenza che ha stravolto il piano di conquistare rapidamente la capitale. A Kramatorsk, dopo il massacro dei civili alla stazione ferroviaria, gli abitanti lasciano la città a bordo di pulmini guidati da autisti volontari. A Mariupol, sotto assedio costante da oltre un mese, i bombardamenti indiscriminati da parte delle forze russe hanno impedito l'evacuazione dei civili in diversi corridoi umanitari concordati. Chi voleva fuggire ed è rimasto imprigionato ora aspetta solo un momento favorevole per scappare.